Benvenuti a Opera Bosco, Museo di Arte nella Natura. E il museo è stato fondato nel 1996 e dai due artisti Anne de Mittener e Costantino Morosin. E non so se avete presente i troni che ci stanno scolpiti in piazza a Calcata, ecco, quelli sono stati fatti, non sono antichi ma contemporanei, sono appunto stati scolpiti da Costantino Morosin. Il museo dal 1996 ad oggi ha ospitato artisti italiani e internazionali, e moltissimi workshop, anche corsi con l'Accademia delle Belle Arti di Roma, e quindi ha ospitato anche molti studenti stranieri. In questo museo tutte le opere sono realizzate esclusivamente con materiali naturali. E quindi ogni opera nasce e si sviluppa e poi naturalmente marcisce o perisce secondo dei tempi appunto naturali. Un'altra particolarità di questo museo all'aria aperta nella fora della Valle del Treia è il fatto che ci sono moltissime tracce dell'antropizzazione di questa valle. Ad esempio c'è questa grotta. Questa grotta, diciamo che è stata recuperata perché era piena di terra ed è sicuramente questa panca che potrebbe essere un altare di origine medievale, come ci hanno suggerito dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, però è sicuramente di origine ancora più antica e in tutta la Valle del Treia ci sono altre grotte simili di questo tipo. Che dà un po' l'idea della sensazione che si ha stando immersi, ecco, nella natura di questo bosco, della Valle del Treia. È anche un punto di osservazione, di meditazione, di unione con l'ambiente circostante. Appunto ti fa assaporare tutto il silenzio che ci può. Questa è un'opera di Anna de Mittener, la fondatrice del museo, e si chiama Amore. È stato scolpito il tufo, che è, diciamo, l'elemento geologico più ca caratterizzante di quest'area. Questa è una parte di un'opera che si chiama Drago Acqua, rappresenta la coda di un drago. È stata tutta realizzata completamente da Anna de Mittener quest'anno con dei rami intrecciati tra loro, e rappresenta un drago che ha la coda che esce da una di queste grotte che noi abbiamo trovato qui a Opera Bosco. E la testa del drago con la bocca che esce da un'altra grotta. Adesso vediamo la grotta principale. Allora, questa grotta è una grotta preistorica e quando gli artisti fondatori sono arrivati qui l'hanno ritrovata ricoperta di terra fino, diciamo, quasi al soffitto.
Però insomma, l'ambiente suggeriva che c'era una grotta dentro, quindi hanno scavato via tutta la terra, infatti la vedete ammucchiata qui da questa parte, e hanno scoperto questo. Una grande grotta con 12 nicchie. Scolpite nel tufo, molto, e anche questa parte superiore molto particolare. Invece questo toro è un'opera di Anne de Mittener. Allora, uno dei maggiori ricercatori italiani sulla civiltà etrusca, Giovanni Feo, ci ha suggerito che questo poteva essere un luogo di ritrovo per i rappresentanti di 12 tribù etrusche. Infatti, gli etruschi avevano il territorio degli etruschi era diviso, era in 12 stati, una dodecapoli, e quindi lui aveva ipotizzato che si potessero radunare in questo modo. Questo è un augurio di buona primavera in una scrittura inventata da un artista che è esposto qui. Si è inventato un alfabeto. Questa è la stanza dei giganti. Infatti ne vedi tre di giganti. Uno, due, tre. Si vedono bene anche qua i muri a secco. Adesso i muri a secco sono patrimonio dell'UNESCO, pertanto sono conservati e protetti. E questi terrazzamenti nei primi secoli del Novecento, fino agli anni 50, venivano utilizzati per creare delle terrazze dove si coltivavano, ad esempio, gli olivi. In quest'area, diciamo, dove la coltivazione era abbastanza comunque sconsigliata, i contadini di qui si sono rimboccati le maniche e hanno creato tutti questi muri a secco per poter piantare qualcosa. Questa che è vicino, questa opera qua è molto interessante. Aspetta, mettiamoci, guarda, mettiamoci così, perché praticamente questa è la coda e quella è la testa del drago. Si vede? È tutto. Allora, quest'opera è stata realizzata sulla base di un muro a secco preesistente, dove ci stanno questi massi qui che sono proprio veramente massicci, questo e quest'altro. Fatta la manutenzione di questo muro a secco, è stato recuperato e trasformato in un animale marino. L'opera si chiama Drago Acqua. Qui si vede appunto la testa con l'occhio e la bocca, e questo è il corpo che si sviluppa verso quella parte. Questa è un'opera che hanno realizzato tre artisti in una settimana, proprio con degli sforzi fisici considerevoli.
visto che si è trattato anche di spaccare il tubo per creare dei massi e di incastrarli fra loro in modo che il muro a secco fosse stabile e duraturo. Ci stanno queste pietre, queste superiori molto, molto più piccole e poi si vanno allargando. Un sasso. Allora, questa cascata è stata realizzata dai studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Roma durante un seminario qui ad Opera Bosco. È stata creata con dei rami molto flessibili, ovviamente per sistemarla sotto a quei massi si è dovuto ricorrere ad una scala molto alta. È stata appunto realizzata da un gruppo di artisti. E qui ad Opera Bosco l'artista fondatore, Anne de Mittenaere, predilige un lavoro, il lavoro di gruppo su quello individuale quando possibile.